Va bene, allora, 10 minuti per noi se li abbiamo fatti passare, possiamo cominciare a concludere essenzialmente l'esercizio relativo al tema dell'esame sui semafori. La volta scorsa ci siamo lasciati avendo completato il caso d'uso, ma il tema d'esame ci chiedeva anche la realizzazione di dei mock-up dell'interfaccia grafica. Okay? Quindi proviamo a realizzare i mock-up che permettano di rappresentare le videate possibili, potenziali, che sono relative allo scenario principale di successo e alle relative estensioni, quindi entrambe le cose. Innanzitutto ci ricordiamo che questo è un caso d'uso relativo al sistema centrale, quindi ce lo immaginiamo con un'interfaccia web, non con un'interfaccia mobile. Viceversa, invece l'altra parte di questo sistema, ci ricordiamo, era dovuta all'app del caposquadra, invece avremmo dovuto in quel caso creare dei mock-up più pensati per l'interfaccia mobile piuttosto che per l'interfaccia web. È un caso d'uso che ha un trigger esterno, quindi la prima azione viene svolta dal sistema, quindi il primo mock-up essenzialmente è una notifica da parte di un sistema che viene accolta dalla persona, quindi la prima interazione tra sistema e utente non è un'interazione in cui l'utente chiede qualcosa e il sistema risponde, bensì è un'interazione del punto 1, è un'informazione che arriva dal sistema verso l'utente, avviso l'ufficio di amministrazione che è una nuova richiesta. A questo punto c'è l'azione dell'utente vera e propria a cui il sistema risponde. Quindi l'interazione classica è quella 2-3, cioè l'utente fa una richiesta e il sistema risponde. L'1 è un preliminare, diciamo così, qualcosa che permette all'utente di iniziare l'effettiva interazione. Quindi noi avremo un mock-up per il passo 1, che essenzialmente è l'avviso, la notifica del sistema, un mock-up per i passi 2-3, oppure il 2 potremmo già considerarlo nell'1, pensavo, perché se pensiamo semplicemente alla notifica, il 2 semplicemente significa cliccare su quella notifica, quindi lo possiamo direttamente fare così, così anticipiamo sempre nell'ottica di semplificare, no? Meno passaggi intermedi facciamo, meglio è. Quindi abbiamo un mock-up per 1 e 2, a questo punto nell'1 viene mostrata la notifica, nel 2 l'utente, diciamo così, seleziona quella notifica dicendo va bene, la voglio trattare adesso. A questo punto il sistema genera la videata 3 nella quale l'utente al passo 4 risponde, seleziona una delle squadre. Quindi abbiamo un mock-up per i passi 1-2, un mock-up per i passi 3-4 e un mock-up ovviamente per il passo 5. E dopo all'interno di questi dovremo ovviamente inserire le estensioni, che essenzialmente è solamente quella al passo 3, quindi come risposta al passo 2. Ma partiamo dallo scenario iniziale. Io ho già aperto, dove è andata, la pagina web con Balsamic. Creiamo un nuovo progetto. Ok, che chiamiamo esame semafori. Aspettiamo che con pazienza, eccolo qua, sì, va bene, lo rendiamo accessibile a tutti, accessibile a tutti, ok. E quindi all'interno di questo progetto abbiamo detto il primo mock-up è quello della notifica. Quindi abbiamo un contesto che è comunque quello di un'applicazione web, quindi possiamo prendere la finestra del browser
e immaginare che mentre io sto facendo altre cose, a un certo punto il sistema mi apre un pop-up e per una volta tanto non sarà di pubblicità, ma sarà di un'informazione che mi richiama all'azione che devo compiere. Quindi ad esempio posso pensare di mettere un rettangolino all'interno del quale il sistema mi dica, ad esempio se ho del testo, qualche cosa, cioè, avrai una nuova richiesta, se vogliamo possiamo mettere il testo vero, ma e poi abbiamo un bottone che mi permette di dire assegna una squadra oppure semplicemente ignora. Quindi qui ci immaginiamo un messaggio del tipo ah, è arrivata una nuova segnalazione da parte del cittadino bla bla bla, e quindi questo finestra salta fuori nel momento in cui io stavo facendo altro, proprio per questo è un trigger, no? E allora io questa richiesta la posso ignorare, va bene, ci penso dopo, oppure passare direttamente, entrare a questo punto a forza dentro il caso d'uso, il sistema che mi ha chiesto di entrare nel caso d'uso. Quindi questo modella il passo 1 in cui il sistema notifica all'utente che c'è una nuova richiesta da prendere in carico, ed eventualmente il passo 2 in cui l'utente chiede di vedere, come diceva il testo del caso d'uso, l'utente chiede di assegnare alla squadra la richiesta. Ok, quindi qui probabilmente poi ci sarà un titolo che sarà nuova richiesta. Questo mi rappresenta i passi 1 e 2, quindi se io lo salvo lo posso salvare come step 1, 2. I passi successivi sono il passo 3, nel quale il sistema visualizza i dettagli della richiesta. Ok? Allora, quali sono questi dettagli? Lo sappiamo dal diagramma delle classi, dove essenzialmente la richiesta o segnalazione, no, conteneva queste informazioni, cioè un tipo di guasto, la descrizione e il semaforo a cui era associato questo guasto. Le informazioni sull'utente direi che tipicamente non le mostriamo, non interessano all'ufficio, quindi è inutile, no, mostrare informazioni che in realtà con la mail o il telefono, non è che il personale dell'ufficio si mette a telefonare all'utente in questo modo, no? Sono informazioni che avrà il sistema per contattare l'utente, no? Ma non fanno parte delle informazioni che l'utente servono per poter selezionare una squadra. Quindi il sistema dovrà visualizzare due cose: i dettagli della richiesta, quindi è una sola, e l'elenco delle squadre. Quindi in questa pagina dobbiamo pensare di avere queste due informazioni. Allora, per farlo possiamo duplicare il nostro mockup, possiamo buttare via questa parte che non ci serve più, perché a questo punto entriamo in una pagina che sarà la segnalazione squadra. All'interno della selezione delle squadre io ho due sezioni, la prima mi riepiloga, no, qual è la segnalazione, quindi ad esempio adesso mettiamo i titoli veri perché altrimenti diciamo un testo qua che potrebbe contenere il titolo segnalazione pervenuta, e questa segnalazione pervenuta magari facciamo un po' più grande perché ricordi più un titolo, all'interno di questa segnalazione pervenuta
riportiamo le informazioni che abbiamo, quindi avremo una tabellina che mi dà ad esempio il tipo di guasto, poi posso avere, quali altre informazioni abbiamo? Duplica era questa. Ho la descrizione fornita dall'utente e poi avrò il semaforo a cui si applica, no? Andiamo solo a rivedere. L'assegnazione è fatta da una descrizione, un'informazione su quale semaforo, il tipo di guasto, vabbè, la data, c'è la data di oggi, quindi non mi interessa riportarla, le informazioni sull'utente non servono. Quindi essenzialmente magari mi conviene, visto che la descrizione può essere una descrizione più lunga, magari su più righe, metto prima tipo di guasto, semaforo, e immagino che ci sia scritto qualcosa qui. Ovviamente tipo di guasto, duplica, qua sotto il semaforo, e la descrizione magari è su più righe. È scritta qua sotto. Quindi questa è, ovviamente ho messo i titoli, ma poi non mi interessa qual è il testo specifico, no? Quindi per velocità mia ho indicato semplicemente dei segni a posto. Qui in questo caso il tipo di guasto noi abbiamo indicato come un testo descrittivo, noi sappiamo che nel momento in cui invece l'utente, no, il cittadino segnala il guasto, il tipo di guasto viene scelto da una tendina possibile, ma qui non c'è più nulla di modificabile, non devo mettere una tendina o altri bottoni, è semplicemente un'informazione più velocizzata. Mentre invece la parte interessante della di questa pagina è la parte successiva, nella quale dobbiamo riportare, almeno il sistema, dice il caso d'uso, riporta l'elenco delle squadre disponibili. Quindi il testo del caso d'uso ci dice, visualizza l'elenco delle squadre candidate disponibili per poter, alle quali poter almeno a una delle quali poter affidare questo intervento. E poi l'ufficio manutenzione dovrà selezionare una squadra, quindi devo creare un elenco di squadre e dare la possibilità all'operatore di selezionare una di queste. Quali informazioni abbiamo sulle squadre? Cioè, che cosa che posso scrivere qua per far capire all'utente, a dare un criterio, no, di scelta di queste squadre? Noi l'unico criterio che abbiamo, vabbè, sono il fatto che la squadra appartenga alla zona, ma questo me lo deve già garantire il sistema, lui mi farà vedere una squadra che non è di quella zona, ma ad esempio quanti incarichi, diciamo così, sospeso ancora quella squadra, perché il testo dell'esercizio, ci ricordiamo, ci parlava di assegnare le squadre vicine, ma soprattutto scariche, comunque che avessero meno lavoro in sospeso. Quindi si potrebbe pensare di avere queste informazioni sotto forma di elenco oppure sotto forma di tabella, ad esempio, in cui possiamo riportare il nome della squadra, il numero di interventi in sospeso, quindi il carico di lavoro, e poi potrei avere un campo per inserire un bottone, quindi potrebbe essere la squadra 7 che ha come carico di lavoro 5 interventi, la squadra 3 che invece ha, vabbè, partiamo da quelle più scariche, quindi magari questa solo 2, l'altra ne ha 5,
la squadra 4 che ha 7 interventi, e quindi in qualche modo questo signore dovrà selezionare, no, aggiungiamoci magari un bottone, adesso sto cercando di capire come fare ad allargare l'ultima colonna, selezione, mettiamo qualche cosa in modo da poter avere dei bottoni da mettere qua per scegliere quella squadra. Ok? Quindi qui stiamo modellando il passo 3, ricordiamoci, era visualizza i dettagli della richiesta, ok, ce l'ho nella parte precedente, la metà alta della pagina. Visualizza l'elenco delle squadre candidate, c'è una tabellina nella parte bassa della pagina, e l'ufficio manutenzione seleziona la squadra da incaricare scegliendo uno di questi bottoni. Questa tabellina non è particolarmente interessante da vedere, cioè sono, è anche difficile da leggere con quei numerini messi lì, solo che noi non avevamo pensato magari di dare un nome a una squadra, oppure qui potremmo dire chi è il caposquadra, ad esempio, per dare qualche elemento in più, perché non possiamo prevedere che l'ufficio gestione si ricordi a memoria i nomi delle squadre. È la squadra 46, qual era già, no? Quindi se vogliamo potremmo essere un pochino più esplicativi, no, magari aggiungendo anche il caposquadra tra le informazioni. Quindi magari abbiamo Mario Rossi, Paolo Bianchi e Antonio Berti. E cose di questo genere. Adesso qui non ci... Sì? Quindi nel momento in cui si preme a scegli, sì? In automatico il sistema si collega con l'app del caposquadra, giusto? Sì, a questo punto, allora, dal punto di vista del caso d'uso, quando io premo scegli, ciò che l'utente vede è che il sistema ha confermato che la squadra è stata incaricata. Punto. Questo è ciò che l'utente vede. Ciò che fa il sistema non compare qua, non ce l'abbiamo scritto nel caso d'uso, ma ce l'abbiamo scritto nel diagramma delle attività. Quando qui siamo qui dentro, l'ufficio manutenzione seleziona la squadra da incaricare, quindi poi il caso d'uso si chiude, appena chiuso il caso d'uso il sistema manderà un segnale e arriverà al caposquadra, che triggererà un altro caso d'uso che vuole prendere il caposquadra stesso, che deve dire di sì o di no. Quindi in questo aspetto non lo consideriamo, perché abbiamo detto che... Questo non lo consideriamo perché l'ufficio manutenzione ha finito il suo lavoro, che era quello di incaricare una squadra. Perché non abbiamo se poi dopo... Scusa? Come è successo, abbiamo impostato soltanto l'incarico senza la... L'obiettivo del nostro caso d'uso, lo rileggiamo, è dare l'incarico. Quindi l'obiettivo è proporre ad una squadra l'intervento. L'obiettivo non è fare in modo che almeno una squadra accetti. E allora ci penserà però il sistema, io in questo momento devo proporre a una squadra, poi se per caso questa squadra mi dirà di no, sarà il sistema che mi obbliga, mi chiede di nuovo di proporre la stessa cosa a un'altra squadra. Allora in questo caso sarà un'altra esecuzione dello stesso caso d'uso per una squadra diversa, ma per lo stesso intervento. Quindi qua non aspettiamo che arrivi la risposta. Non aspettiamo che arrivi la risposta, diciamo, perché potrebbe richiedere un tempo lungo e non si può presupporre che l'ufficio di manutenzione rimanga fermo, bloccato su una schermata ad aspettare quella risposta. E quindi dobbiamo liberarlo, ok, tu la tua parte l'hai fatta, se ho altro da farti fare ti avviserò. Quindi in questo caso, questo che è il passo a questo punto 3 e 4,
gli altri erano 1, 2, si concluderà con un'unica pagina di conferma, quindi duplichiamo questa, in cui possiamo dire squadra incaricata, e quindi diciamo che la squadra incaricata è stata, lui ha scelto la seconda, quindi riportiamo solamente le informazioni della squadra, della seconda squadra, perché per qualche motivo ho scelto la seconda anziché la prima. Il testo era molto generico, diceva il sistema da una conferma, quindi potevamo immaginarci una pagina bianca in cui c'è scritto ok, azione confermata, oppure tutto qualche dettaglio in più. E dico ok, immaginate che l'utente fosse in questa pagina, clicca su questo bottone e arriva, no scusate, questo scegli, devo toglierlo, e arriva su quest'altra videata. E da qui, clicca su scegli e arriva qua, qui ci sono le informazioni presentate nello stesso modo, ma questa volta non più in forma di domanda, ma in forma di conferma. E questo è il nostro passo 5, che è quello che conclude con successo il caso d'uso. Altrimenti abbiamo un'unica estensione, non esistono squadre disponibili, che è un'alternativa al passo 3. Questo vuol dire che quando l'utente clicca su assegna una squadra, di solito arriva questa videata che gli mostra quali sono le squadre disponibili, ma può capitare che non ci siano squadre disponibili. Allora in quel caso arriverà una pagina molto più triste di questa, in cui anziché fare l'elenco delle squadre disponibili per mettere di sceglierne una, dovrò dire solamente purtroppo non ci sono, al momento non ci sono squadre disponibili. E qua termina, sì, fine. E questa è la pagina di errore che rappresenta il passo 3B. 3A. Dimmi. Su carta. Allora, su carta tutta la cornice del browser non serve dettagliarla con tutti gli orpelli, basta un rettangolo e si capisce che quello è un browser, quindi non dovete fare la casetta, le freccioline, eccetera, eccetera. I contenuti ci vanno, nel senso che, vabbè, questa parte qua tu dici, questa parte qui me la devo ripetere 4 volte? No, cioè, no, la prima volta la fai vedere per vedere che cos'è, poi le volte successive puoi scrivere segnalazione pervenuta e poi sotto magari dei trattini, per indicare diciamo così, lo spazio impiegato senza dover riscrivere ogni volta. No, assolutamente. L'importante è che sia chiaro quali sono le informazioni specifiche della pagina. Qui abbiamo per comodità riportato la stessa informazione in più pagine, perché era anche utile per dare il contesto all'utente, però una volta che l'abbiamo scritto una volta, puoi dire questo qui, questo blocco è identico all'altro. Ricordatevi però di scrivere a fianco a quali passi si riferisce, perché poi a volte i mock-up sono sparsi su fogli diversi e quindi è utile, no, avere la corrispondenza con i passaggi della narrativa. Ecco, una cosa che ho visto fare da alcuni è di stamparsi delle pagine, già con questo sistema qua, il browser ad esempio, cioè dei fogli bianchi su cui stampi magari 2 per pagina, la finestra del browser non è che sia grosso, ti risparmia il tempo di fare un rettangolo, no? Però potrebbe essere un trucchetto, in certo senso, di avere delle pagine
una volta ti portavi i fogli squadrati, no? Dove era già presente la cornice, si può fare, se vi fa comodo, no? Se vi trovate comodo potete anche usare questo metodo, altrimenti no, uguale. Non andiamo a vedere ovviamente la completezza dei dettagli grafici, sicuramente andiamo a vedere la completezza dei contenuti e coerenza dei contenuti. Ad esempio qua, mettere il nome di una squadra non l'ho potuto mettere perché non ho l'attributo nome dentro la tabella squadra. Allora, o me l'aggiungo in modo concettuale, pensando che quando inserisco una squadra vedo un nome, altrimenti non lo posso scrivere. Se fosse qua sarebbe un problema. Presuppone di visualizzare un dato che in realtà non esiste. Ok. E questo direi che conclude. Mi ha salvato tutti i mock-up, sì. Ok. Conclude il nostro esamino, no? Il nostro primo tema d'esame. Ok, allora tutto il materiale abbiamo salvato. Io continuerei, come dicevo la volta scorsa, magari andando a riprendere, per così mettere a frutto il tempo che ci rimane, l'altro tema d'esame che vi abbiamo proposto il mercoledì alle 14. Ci avete già lavorato, quindi su questo non stiamo, diciamo, a riragionare sul testo, cerchiamo di andare più mirati verso la soluzione, se almeno riusciamo ad avere almeno due esercizi completamente risolti. Allora, questo era, tanto per ricordarcelo, quello sullo studio medico, in cui c'erano i pazienti che in qualche modo dovevano prenotare le visite, cancellarle, e c'era tutto un meccanismo di subentro, no? Rispetto alle visite prenotate. E nello stesso tempo, sembrava un po', diciamo, in secondo piano, ma era quasi ugualmente importante, il fatto che i dottori fornissero delle disponibilità da parte loro, perché poi alla fine erano disponibilità sulle quali i pazienti potevano andare a richiedere una visita. Allora, se partiamo da questo e partiamo dal modello, facciamo un nuovo progetto, e partiamo dal modello delle classi, allora, quali erano i concetti principali che ritrovavamo in questo esercizio dello studio medico? Beh, sicuramente c'era il paziente, c'era il medico. Ok? Vengono chiamati paziente e dottore o medico, quindi sicuramente una classe che rappresenta il paziente e una che rappresenta il medico. Che devono gestire degli appuntamenti, per i quali il sistema deve gestire degli appuntamenti. Allora, che cosa sappiamo del paziente? Non ce lo dice quasi il sistema, sappiamo che esistono, avranno un nome, avranno un'ID, avranno, però non è particolarmente, sicuramente vedete che al paziente dobbiamo mandare un SMS, quindi il numero di telefono lo dobbiamo conoscere. Non è esplicito, le informazioni sul paziente sono le seguenti, come a volte c'è scritto, ma invece qua dobbiamo un po' andarcele a ricercare. Però essenzialmente la cosa importante è diamogli un nome, poverino, e almeno un numero di telefono. Il telefono ci serve di sicuro per mandargli un SMS. Del medico che cosa sappiamo? Il medico sappiamo le specialità o la specialità. E le specialità che i medici offrono sono codificate, sono un elenco ben definito. Infatti, quando il paziente prende un appuntamento, deve specificare qual è la specialità per la quale io voglio prendere un appuntamento con uno specialista di oculistica, no? Perché devo rifarmi gli occhiali. E allora il sistema deve sapere quali sono i medici che si occupano di quella specialità. Quindi, in qualche modo, ciò che collega, in qualche modo mette in relazione il medico al paziente, è sicuramente la specialità, non è un attributo di medico,
ma è un elenco a parte, la denominazione della specialità, e noi sappiamo che il medico, diciamo, qualificato in specialità, quel medico qualificato in quella specialità. Allora, una cosa che dobbiamo capire un po' bene dal testo riguardo le cardinalità, che una specialità ovviamente può esserci più di un medico per una determinata specialità, e quindi qui abbiamo una cardinalità che sicuramente zero a molti, speriamo che sia uno a molti, cioè che sia almeno un medico, ma magari una specialità un po' strana l'abbiamo prevista ma non c'è nessuno ancora che ci lavora. E invece un medico può avere più di una specialità? È chiaro dal testo se lo sia o no? Vediamo. Il sistema conosce per ogni dottore di ogni specialità le fasce orarie di disponibilità. Paziente inserito in appuntamento per una delle specialità gestite. I pazienti possono cancellare l'appuntamento, la gestione della cancellazione non lo dice, no? Cioè, se un medico può avere più di una specialità oppure ne può avere una sola, questo testo mi pare che non lo dica. E allora siamo noi. Sicuramente ne deve avere almeno una, se no che ci sta a fare, ma volendo non ci sarebbe nulla di male se ne avesse più di una. No? Oppure lo vincoliamo uno, non ci cambia un granché. È solo un'informazione che abbiamo aggiunto noi, e chiaramente è giusto in entrambi i casi perché il testo non propendeva per nessuna delle due alternative. Dopodiché tutto questo modello concettuale si basa su un concetto di appuntamento. Cioè il paziente fa una richiesta di un appuntamento per una specialità. Paziente può inserire, lasciamo perdere che può essere lo studio che inserisce la richiesta per conto del paziente. Ma questa richiesta che cos'è? Una richiesta di appuntamento, chi lo fa e come lo fa ce ne occupiamo dopo. Ma può inserire una richiesta di appuntamento per una specialità gestita, specificando fino a tre alternative, giorno e fascia oraria. Queste alternative sono alternative libere. Cioè io non ti faccio scegliere i giorni, no, da come è scritto questo testo, non ti dico guarda che il loculista c'è il giovedì mattina, ti dico tu dammi tre alternative libere. Quindi una richiesta di appuntamento, usiamo pure il termine richiesta, non è ancora un appuntamento, però una richiesta, è qualcosa che è caratterizzato da tre fasce orarie alternative, una fascia oraria composta da una data e un intervallo orario, e una specialità ed eventuale urgenza. Sono queste tre informazioni che acquisiamo in fase di richiesta. Quindi la richiesta ovviamente proviene da un paziente, quindi il paziente, facciamolo in questo verso, richiede una richiesta. La richiesta è relativa a una specialità e può comprendere tre fasce orarie possibili. E allora mi faccio una classe fascia oraria in cui inserisco tre campi che sono il giorno, che è una data, ora inizio, che è un orario, chiamiamolo time, ora fine, time. E quindi diciamo così un'ipotesi di fascia oraria. Questa richiesta ha un solo attributo suo che è l'urgenza, che è un booleano. Il paziente non richiede il medico, richiede una visita specialistica per una determinata specialità in una serie di possibili fasce orarie. Quindi come cardinalità la richiesta è richiesta da un paziente, uno,
è relativa a una specialità, e quindi sulla base di questa specialità il sistema troverà quali sono i medici possibilmente da contattare, e la richiesta può avere da 1, diciamo da 1 a 3, correggiamolo, fasce orarie. Dimmi. Nel testo si è scritto a un certo punto che le richieste venivano poi ordinate per urgenza, mi pare. Sì. Quindi non sarebbe stato del tutto sbagliato mettere urgenti di tipo intero. Allora, ho capito. Ci sono due punti in cui parla di urgenza, no? Uno dice, è possibile indicare che si tratta di un'urgenza, e quindi è urgente oppure no. Poi dopo, più avanti, dice che quando devo spostare un appuntamento, aspetta che non lo trovo più, a partire dai pazienti con l'urgenza più elevata. Allora, questo è... Cos'è un'urgenza più elevata? Come fa il sistema a determinare se un'urgenza, una richiesta di appuntamento urgente è più urgente di un'altra richiesta di appuntamento anch'essa urgente? Non posso neanche dare in mano all'utente dimmi quanto sei urgente, no? Se mi dici di più urgente io ti chiamerò prima, no, non funziona, no? Perché sono tutti direbbero comunque il massimo. Questo lo potrei interpretare, almeno è un modo possibile, io lo leggerei così, quelli che sono richieste urgenti giacenti da più tempo. È sbagliato dire che sia un'urgenza più elevata. La tua interpretazione ha senso, nel senso che dico, beh, l'urgenza per me è un valore, 1, 2, 3, 4, 5, ma chi lo mette quel valore? Qui se fossimo in un ospedale c'è il triage in cui c'è l'infermiere che ti segna il livello, no? Poi c'è bianco, poi c'è rosso, eccetera. Qua, se lo chiedi all'utente finale, o c'è un meccanismo per cui più ti dichiari urgente, più paghi, ma allora non è urgenza in certo senso, e diventa poi una scala di priorità, la più urgenza, no? Io voglio pagare di più, quindi voglio passare avanti. Allora, io questo l'avrei inteso in questo senso. Ti devo ordinare, alla fine, perché poi me lo dice, no? Dando poi la precedenza a quelli che erano già in lista d'attesa, eccetera, eccetera. Quindi io vado a pescare gli elementi delle persone ordinate cronologicamente, ma prima prendo quelli urgenti, ordinati cronologicamente, e poi prendo quelli non urgenti, sempre ordinati cronologicamente. Io li penso così. Ok, allora, questo è ciò che dà il paziente. Poi c'è ciò che dà il medico. Ogni medico fornisce delle disponibilità, dice. Ogni dottore fornisce, il sistema conosce, non è che conosce dall'alto, che il medico gli ha detto, quali erano le fasce di disponibilità. Punto. Fermiamoci qua. Come fa il sistema a conoscere per ogni dottore le fasce di disponibilità? E dovrà esserci una relazione qua tra medico e fascia oraria disponibile. Io quello che mi sto immaginando è che questa fascia oraria di fatto sia un'agenda, un libro, un tabellone con delle caselle in cui parte vuota questa tabella, per ogni giorno ci sono n fasce orarie possibili, dalle 8 alle 9, dalle 9 alle 10, poi magari queste fasce orarie possono essere di durata diversa, perché alcune visite sono più veloci e altre sono più lente, ma in ogni caso predefiniamo quelli che sono gli slot temporali, no? In cui possono avvenire le visite. E quindi ogni medico si va a infilare in alcune di queste caselle. Dice, ma io qui posso e qui me lo registro. Ovviamente man mano che il tempo procede, passiamo da gennaio a febbraio, da febbraio a marzo, si creeranno i nuovi fogli e il medico dovrà dire, senti, per la settimana prossima dammi le disponibilità e così via, no? Come un'agenda condivisa. E la stessa cosa fanno i pazienti. Vanno a scegliere, perché il testo dice... inserire delle giorni fascia oraria alternative. Però io non voglio neanche il paziente che come fascia oraria mi metta dalle 9.32 alle 10.07. Cioè io non riuscirò mai a incastrarlo di questo genere. Le fasce orarie magari le definiamo
noi. E lui potrà sceglierne tre. Sceglierne tre nella griglia che offriamo. Qui non c'è scritto che deve essere libero al minuto, al millisecondo, alla disponibilità del paziente, altrimenti non riusciremo mai a incrociarlo. Ok? Allora io mi immagino questo come il calendario su cui sia i pazienti da un lato indicano quando sarebbero comodi, sia i medici indicano quando sarebbero disponibili a visitare. E quindi queste disponibilità del medico sono molte. E in ogni fascia oraria potenzialmente possono esserci ovviamente più medici disponibili nel limite dei locali, cioè non posso avere 100 medici che visitano. Ma in realtà queste sono disponibilità, non è detto che poi vengono assegnate veramente. Dimmi. Sono modi diversi di vedere le cose. No, nel senso che io posso farvi un esempio, no? Una soluzione possibile. L'altra soluzione è il medico disponibile fascia oraria, paziente richiesta fascia oraria, e le tiene separate, dopodiché il sistema le deve confrontare. Poi alla fine il modo in cui gestisci questa informazione non è diverso. Okay? Se vogliamo, forse la differenza sta nel come vengono gestite queste tabelle. Io la penso così pensando che tanto le fasce orarie le posso predefinire tutte vuote da una settimana all'altra, da un mese all'altro. Ok, è una possibilità. L'altra possibilità è una fascia oraria, diciamo così, non esiste finché non è stata creata o meno richiesta da un paziente o non è stata indicata come disponibilità da un medico. Allora le creo separatamente. Poi a un certo punto però il sistema dovrà dire c'è una fascia oraria nello stesso giorno, nella stessa ora che è stata richiesta da un paziente e fornita da un medico, e quel confronto è uguale. Quindi cambiamo. Quindi in questo caso il sistema sa per il dottore specialità e segna automaticamente la migliore fascia oraria compatibile con la richiesta del paziente. Vabbè, quello vuol dire migliore, non lo sa solo lui, ma vuol dire che se una di queste tre è buona, allora viene assegnata. E quindi questa richiesta diventa un appuntamento. Altrimenti il sistema propone fino a tre alternative. Allora, qui abbiamo due possibilità: o la richiesta diventa un appuntamento vero e proprio, quindi la fissiamo in una di queste date, e io chiamo richiesta quando siamo ancora nell'ipotesi, lo chiamo appuntamento quando sono sicuro, è stato confermato in una data in cui il medico c'è e quindi quello slot è occupato anche per il medico. Oppure il sistema propone delle altre alternative. Allora, come lo modelliamo questo? Beh, da un lato possiamo dire che se questa richiesta è diventata un appuntamento, a me viene tanta voglia di creare un'altra classe che si chiama appuntamento, che ovviamente nasce da questa richiesta, quindi una richiesta viene confermata e diventa un appuntamento. È un po' come abbiamo fatto nell'esercizio precedente. Poi in realtà, se volete, visto che la relazione tra richiesta e appuntamento è una relazione sempre sicuramente 1 a 1, al massimo 1 a 0, se non viene confermata, siete liberissimi di collassare queste due classi in una sola. È la stessa cosa. Però se viene confermato l'appuntamento, questo appuntamento sarà in una fascia oraria ben precisa. Orario, a questo punto spostiamo questi numerini che qua confondono, è una fascia oraria unica. Sì. Ma collegando direttamente l'appuntamento con fascia oraria, non dovremmo evitare la relazione con l'appuntamento di richiesta? Non dovremmo evitare? La relazione tra appuntamento e richiesta. No. Cioè, automaticamente. Ho capito. Il fatto, tu dici, il fatto che io l'appuntamento sia fissato in una certa fascia oraria, tu dici, mi permette di capire qual è in modo univoco, qual è la richiesta a cui tale appuntamento è relativa? No. No, perché non abbiamo un medico solo. Capito? Quindi in questa fascia oraria possono essere disponibili 7 medici diversi. Allora, io che cosa ho confermato?
Anzi, infatti ci siamo dimenticati di indicare le cardinalità qua. Cioè, in una fascia oraria, quante richieste posso avere? Hai voglia? Posso avere molte richieste, alcune in conflitto tra di loro, cioè sulla stessa specialità, altre invece non in conflitto tra di loro, se uno serve, che ne so, a mal alla schiena, l'altro invece a mal di pancia, hanno due specialità diverse. Quindi in realtà per ogni fascia oraria posso avere un numero arbitrario di richieste. E idem per ogni fascia oraria, dici quanti appuntamenti possono esserci? E anche più di uno. No? Se il mio studio ha più ambulatori, in quella fascia oraria posso avere un medico che visita un ambulatorio, un altro medico che visita un altro ambulatorio e quindi posso soddisfare in quella fascia oraria anche più di un appuntamento. E cerco di mettere un molti se ce la faccio. Dimmi. Appuntamento? Un'associazione? Tra? Richiesta? Ah, ok. Allora, no. Allora, tu dici, ma perché devo fare questo casino di appuntamento? Io qua ho già tre relazioni, se una mi è stata approvata, questa qui la coloro di giallo, o meglio, metto una association class che mi dica questa è una ipotesi approvata oppure un'ipotesi non approvata. Se fosse l'unico meccanismo di fissare un appuntamento, sì. Ma questo non è l'unico meccanismo di fissare un appuntamento. Perché abbiamo il secondo, questo è il primo passo. Poi c'è il secondo passo, cioè quello in cui il sistema propone le alternative. Allora, se il sistema propone le alternative, abbiamo di nuovo un'altra relazione, sempre tra richiesta e fascia oraria, che è alternativa proposta. Che normalmente non c'è, cioè nessuno valorizza questa, ma viene valorizzato questo valore solamente quando il sistema non trova tra le ipotesi nessuna soddisfacente, quindi crea lui delle tre alternative proposte. E quindi l'appuntamento può essere una di queste o una di queste, o ancora una di quelle della lista d'attesa. Quindi non posso andare a semplicemente selezionare una di quelle. Okay? Quindi l'alternativa proposta dal punto di vista del modello concettuale si comporta esattamente nello stesso modo di un'ipotesi. Semplicemente la stessa cosa mi dice che una certa richiesta può essere soddisfatta in una certa fascia oraria. La differenza è chi l'ha creato. Questa l'ha creata l'utente, questa l'ha creata il sistema. Ma dal punto di vista della relazione delle informazioni sono esattamente la stessa cosa. Dimmi. Ma io potrei mettere come attributo un appuntamento data e ora, anzi creare la relazione. Dentro appuntamento vuoi mettere data e ora e quindi non ti serve più la relazione orario? Perché vuoi farti del male? Ho già l'informazione sulla data e ora del giorno, tra l'altro mi dice anche quali sono i mezzi disponibili. Anzi, adesso devo ancora fare un passaggino in più. Se io metto data e ora, poi devo andare a... Cioè, ce l'ho già qua, è come dire il calendario, anziché scrivere l'appuntamento, scrivo su un calendario condiviso, ho un foglio di carta a parte in cui lo scrivo. Sto duplicando un'informazione. Quell'informazione di quella data e ora c'è nelle ipotesi, ma la ricopio anche nell'appuntamento. Non ci guadagni nulla. E non ci ho ancora pensato, adesso ci arriviamo. Stavo finendo l'alternativa. Gli attributi di appuntamento per adesso non ne vedo. C'era il medico ma una relazione. Ma adesso ci ragioniamo. Allora, fatemi mettere le cardinalità sull'alternativa. L'alternativa proposta può essere zero molti da questo lato e 0,3 da quell'altro lato, quindi dal lato zero molti, no, lato B 0,3, metto 0 e non 1 come cardinalità minima, perché può darsi che di alternative proposte non ne abbia nessuna perché non è il cardinale. Sì. La selezione che ho fatto in laboratorio, sì. Cioè,
diversa, perché avevo formato una classe alternativa e avevo messo giorno, reinizio e la fine. Sì. E quindi avevo inteso che quella classe ci sono le soluzioni proposte dal sistema. Invece nella fascia oraria del testo del paziente poi avevo fatto un'altra classe, quella del medici, quella di disponibilità. E però sono la stessa cosa. Ed è. Perché quella classe che tu dici alternativa, in cui c'era giorno, ora e durata, e invece la disponibilità dei medici dove c'è giorno, ora e durata, sono la stessa cosa. Poi avevo collegato l'alternativa con la disponibilità dei medici. Sì, sì. Cioè, è uguale, però questo prende più. Cioè, avete la tendenza a disarticolare le informazioni in funzione della provenienza o del dove se ne fanno. Allora, il fatto che ci sia un appuntamento proposto dal paziente, proposto dal medico, proposto dal sistema, ma la natura sua è la stessa, è sempre un intervallo orario. Allora, se non ho attributi diversi, se non ho modi diversi di usarlo, cerco di riconoscere che queste due in realtà sono due modi diversi di ottenere la stessa cosa. E quindi è più comodo se li unifico in un'unica classe. È più comodo, non è che sia sbagliato farlo. Però avresti due classi che in realtà contengono le stesse informazioni e usi una in un caso e l'altra nell'altro caso. E quando devi andare a chiederti poi, ma questa richiesta qui, quale alternativa aveva, devi fare tre ricerche diverse, una in una tabella, l'altra in un'altra tabella, perché è più relazioni possibili. Ok, allora, nel caso invece in cui sia confermato, come proseguiamo da qua, quindi questo appuntamento che informazioni ha? Allora, questo appuntamento innanzitutto conferma una richiesta che proviene da un paziente ben preciso. La conferma in uno slot orario ben preciso, la specialità la conosco già, l'unica cosa che non conosco ancora, e la devo fissare in questo momento, è il medico. Perché il sistema nel momento in cui mi conferma l'ipotesi, oppure l'alternativa, perché poi è la stessa cosa, una volta che poi l'alternativa è confermata, crea un appuntamento che copia, tra virgolette, quella informazione di giorno, data e ora, ma in quel momento so che c'era un medico disponibile. Allora, da fascia oraria a medico non è univoca, perché visto che abbiamo quello che dicevamo prima, abbiamo più studi, più medici che lavorano in contemporanea, in parallelo, da fascia oraria non si arriva a medico in modo univoco. Con questa mia impostazione. Con l'impostazione che ha fatto qualcun altro, invece di cui la fascia oraria è una classe privata che il medico si fa, allora magari c'era un uno qua e non molti. E allora si semplificava la vita poi in fase di assegnazione, con la fascia oraria era, non diventava più giorno, data, inizio, fine, ma la fascia oraria del medico tizio. Quindi tizio ha le sue fasce orarie, Caio ha le sue fasce orarie, e anche se capita che siano parallele, le tratto come due oggetti distinti. Lo posso fare benissimo. Ho il vantaggio che una volta che ho identificato la fascia oraria, automaticamente so anche qual è il medico che l'aveva proposto. Quindi è come se avessi tanti calendari diversi, uno per ciascun medico, privato in un certo senso, in cui in ogni slot o ci sono io o non c'è nessuno. Andava benissimo così. Io avendolo fatto così, condividendo gli slot orari, e a questo punto mi manca l'informazione nel momento in cui ho capito, ah guarda, in quello slot orario che mi ha richiesto c'è il medico tizio disponibile, allora lo blocco in questo slot orario e blocco anche il medico. Quindi l'appuntamento, devo dire, anche, e allora ve lo faccio passare, da qua, scusatemi, il medico assegnato. Appuntamento assegna un medico, ovviamente il medico avrà tanti appuntamenti possibili assegnati. Quindi, caro medico, tu ti hai dato 3 disponibilità, 4, 10 disponibilità, io sistema ti dico che sei stato assegnato a 2 appuntamenti che si trovano in questa o in quest'altra fascia oraria, tra quelle che hai segnalato, se il sistema non fa casino, ovviamente. Potremmo anche disegnare un
Ok? L'ho disegnata qua che si sovrappone apposta, perché ricordo un qualche tempo fa, durante un esame, c'era uno studente che mi ha chiamato nel panico dicendo: come faccio? Non riesco a disegnare questo diagramma. Perché quello è il problema. Sì, perché si incrociano le righe. Mi hanno detto che non si devono incrociare, no? Allora lui cercava di fare dei giri strani con le relazioni per non farle toccare, in realtà non è vero. Cioè, a volte ci sono delle false verità che si manifestano così, in modi totalmente incontrollabili. Quindi vi faccio almeno solo un esempio in cui ci sono le righe che si incrociano, anche se potrei passare largo e non farle incrociare. No? Ok, appuntamento. Mi serve sapere altro? Beh, innanzitutto c'è il discorso di cancellazione, subentri. No, direi che se tutto va bene, adesso poi c'è tutto il discorso della distrattezza dei subentri, da aggiungere, ma finora, se tutto va bene, lei era preoccupata che non avessimo degli attributi qua, ma neanche sforzandomi, posso mettere l'orologio del giorno, ma ho già tutto ciò che mi serve. So chi deve andare in visita da quale dottore, in quale giorno, a quale ora, per quale specialità. A te mancava qualcosa? No, ok. Allora, se mi... per ora... Sì, assolutamente. Si può lasciare una classe senza attributi. Noi dobbiamo immaginarci che le distanze di una classe hanno già una loro identità automatica. Cioè, è come se ogni classe avesse... è come se... no, non ce l'avrà. È come se avesse già un attributo del tipo codice, numero, identificatore automatico. Quindi anche se non ho nessun attributo, io esisto. Esisto se non altro perché partecipo a tutto un mare di relazioni, tra l'altro, con le righe. Così come il fatto che, ad esempio, ci siano due fasce orarie, in questo caso non lo facciamo, ma avessero due classi i cui valori degli attributi siano identici, perché casualmente si chiamano allo stesso modo, sono nati allo stesso giorno, o cose del genere, non le rende lo stesso oggetto. Perché ogni oggetto, ogni stato di una classe ha già una sua identità automaticamente, anche se non ho informazioni aggiuntive. In realtà poi qua ce l'ho, ma ce l'ho attraverso la relazione. Ok, adesso tutta la parte della lista di attesa. Il paziente può accettare una delle proposte, e allora creiamo l'appuntamento, oppure crede di essere messo in una lista d'attesa. Allora, questa lista d'attesa cosa? Sì, dimmi. Una domanda sulla relazione dell'appuntamento dottore. Sì. Se nel caso tra la specialità dottore, io mi assicuro che c'era un solo dottore con una specialità. Sì, certo. Avrei dovuto metterla lo stesso. No, no, sarebbe stata inutile, ridondante. Certo, se questo... Sì, io perché sarei potuto risalire dall'appuntamento alla richiesta in modo univoco, a qui non ho messo il cardine in tace, un 1. Dalla richiesta alla specialità in modo univoco, dalla specialità al medico in modo univoco, se il medico fosse stato, se per ogni specialità avessi un medico solo, assolutamente. Non mi pare che sia tanto compatibile col testo, questo. Perché vabbè, non lo dice questo, quindi sì, poteva essere. Io ho in mente che, visto che mi chiede di indicare la specialità e non indicare il medico, questo sistema si è fatto proprio apposta per poter scegliere i medici, offrire più alternative al sistema. Però non c'è scritto e quindi andava anche bene. Dicevamo, la lista d'attesa cos'è? È un insieme di richieste. Un insieme di richieste le quali non siano ancora state soddisfatte, cioè non si siano ancora trasformate in appuntamento. Allora, la possiamo modellare ad esempio semplicemente con una relazione ogni uno molti, lista di attesa, che sarà una classe che contiene un elemento solo e contiene delle richieste. Di fatto è quasi una composizione, no?
potrebbe essere vista come una composizione. Quindi ha 0 molte richieste, tutte relative a una sola lista d'attesa. Questo è un modo. Dire ok, queste richieste, oh scusate, non 1, 0, 1. Cioè, una richiesta può essere in lista d'attesa, sì, c'è, oppure non essere in lista d'attesa. Non è molto diverso che mettere un attributo booleano, se è in lista d'attesa, sì, no. In lista d'attesa non ha delle informazioni, semplicemente mi serve come contenitore, no? Per legare le altre. E queste richieste all'interno della lista d'attesa devono essere ordinate. Ordinate per urgenza, quindi se io questa lista d'attesa contiene in questo momento 27 richieste, io so che quelle urgenti vanno messe prima di quelle non urgenti. E tra quelle urgenti e tra quelle non urgenti come le metto in ordine? Dicevamo cardata. Allora mi manca questa informazione, quindi dentro la richiesta devo anche inserire la data. La data della richiesta, eh? Quindi la combinazione di urgenza e data mi permette di definire un ordinamento ben preciso sull'insieme delle richieste che sono nella lista d'attesa. Allora, quando una richiesta nasce, non è nella lista d'attesa. Ci sono tre ipotesi, il sistema mi dice queste ipotesi sono, non sono buone, non sono soddisfacibili, allora mi propone altre tre. L'utente può dire sì, va bene, mi va bene una di queste tre, oppure mi può dire non va bene nessuna di queste tre. Allora a questo punto ti metto in lista d'attesa. E finisco, e non creo ancora nessun appuntamento per il momento. E poi, e quindi sono arrivato qua, chiedere di essere messo in lista d'attesa. Poi c'è il passaggio successivo, i pazienti possono cancellare un appuntamento. Quindi un paziente che abbia già un appuntamento, quindi siamo già qui, decide di cancellarlo. Allora, noi possiamo pensare che questa istanza venga proprio cancellata, oppure possiamo avere finalmente un attributo, così lei è contenta, che dica se è stato annullato oppure no. Quindi possiamo dire che un appuntamento può essere annullato. Io lo metto come attributo anziché cancellare, anche perché ho già letto che più avanti mi chiede KPI, quindi è meglio tenermi traccia di un po' di informazioni e non cancellarle, no? Visto che poi dopo dovrò fare delle statistiche. Quindi può darsi che l'appuntamento venga annullato. Allora, l'appuntamento annullato è perso, cioè colui che l'ha annullato rinuncia, punto e basta. Ma in automatico libera una fascia oraria per un certo metodo. Allora il sistema può andare a cercare, e qui serve anche avere la richiesta sulla specialità e non sul medico, andare a cercare se c'è un altro, uno qualunque in lista d'attesa che sia in attesa proprio di una richiesta per la stessa specialità che è stata liberata da questo appuntamento cancellato. Ho già tutto. Semplicemente il sistema dice, ah, mi è cancellato l'appuntamento, va bene, questo lo segno come cancellato. E poi vado a cercarmi l'elenco di tutte le richieste presenti in lista d'attesa che richiedono una specialità uguale a quella dell'appuntamento cancellato e le metto in ordine di precedenza. E a questo punto invio notifica, se poi non risponde può arrivare dopo 10 minuti il cliente procede con il processo, eccetera, eccetera. A un certo punto questo processo si può concludere con l'assegnazione di un altro appuntamento a una richiesta che prima era in lista d'attesa e quindi verrà tolta la lista d'attesa. Tutto questo processo non deve necessariamente essere, diciamo così, modellato dai dati aggiuntivi, le informazioni ci sono già, mi permettono sempre di sapere se la richiesta è stata confermata in un appuntamento sì o no, se è vista l'attesa sì o no, per quali specialità relativa, è una questione poi di processo questa. Ovviamente
tutte le varie iniziano ovviamente sono sempre pericolose. Nel momento in cui tu sei in lista d'attesa, ah no, attenzione, non ho detto una cosa, dando la precedenza a quelli in lista d'attesa, vuol dire che prima di tutto prendi quelli che sono in lista d'attesa, che non hanno ancora un appuntamento. Se per caso tra nessuno di questi ci fosse qualcuno che accetta o che soddisfa i criteri, quello slot lì è libero, è vuoto, è uno spreco, ok? Stiamo sprecando soldi perché abbiamo un medico lì pronto ma non c'è nessuno da visitare. E allora cerchiamo di spostare qualcun altro, qualcuno che magari abbia già un appuntamento, ovviamente nei giorni successivi, lo anticipiamo. A chi non farebbe piacere essere anticipato, quando un appuntamento da 2 mesi, ti telefono e dicono guarda che si è liberato un posto dopo domani. Sì, vengo. Prima parto da quelli che sono in attesa perché poverini non hanno ancora l'appuntamento. Ma esauriti questi, posso passare agli altri. Allora, nel caso in cui stiamo parlando degli altri, un paziente che non era in lista d'attesa, che aveva già un appuntamento, ma che accetta lo spostamento e la fascia più vicina alle proprie richieste, a sua volta libera un buco più avanti. E quindi quel buco più avanti posso di nuovo fare il giro della lista d'attesa, fare il giro, esaurita quella, fare il giro degli altri appuntamenti successivi per cercare se ricordiamo. Quindi questo processo termina quando? O quando trovo una richiesta in lista d'attesa da soddisfare, allora quella riempie il buco e basta, non mi per nulla, oppure quando faccio il giro completo e nessuno dice accetto, mi rassegno del buco. Nella gestione delle cancellazioni il sistema deve cercare prima di soddisfare per quanto possibile le richieste dei pazienti e successivamente non lasciare buchi nell'orario dei medici. Non so cosa voglia dire questa frase. L'ho scritta io, credo, ma è ovvio che non lasciare buchi nell'orario dei medici è un obiettivo. Però in realtà i due obiettivi sono convergenti, nel senso che è interesse sia del paziente che del medico avere tutte gli slot possibilmente pieni. Ok, quindi dal punto di vista del modello concettuale direi che essenzialmente abbiamo tutto ciò che ci serve per gestire quel processo. Dal punto di vista del processo invece, quindi salviamo questo, esame, studio medico. Quindi l'ISTA sarebbe potuto essere anche un attributo di richiesta. Non ho capito più. L'ISTA sarebbe potuto essere anche un attributo di richiesta. Potrebbe essere un attributo di richiesta, sì. In attesa, potrebbe essere un attributo booleano, in attesa sì, no. Sì, sì, certo. È la stessa cosa. Ok. Dicevamo, dal punto di vista del processo, quindi modello di processo, quali sono, a livello macroscopico, i processi che dobbiamo creare? Allora, sicuramente c'è un processo lato medico, quello più facile, in cui il medico indica le proprie disponibilità. Questo è asincrono rispetto agli altri, lo possono fare in qualunque momento andando a riempire il calendario. Quindi è un token a parte. Poi può esserci un processo che gestisce la richiesta, la parte diciamo sincrona della richiesta, cioè quando io mi collego faccio richiesta, inserisco le alternative, lui mi dice sì, mi dice no, se mi dice no mi dà le altre alternative, l'accetto o non l'accetto, e questa parte di processo inizia col paziente che vuole fare una richiesta e termina con questa richiesta o assegnata a un appuntamento oppure messa in lista d'attesa. Tutto questo avviene tutto consecutivamente, c'è una procedura sequenziale ben precisa, tra l'altro c'è un attore solo che è solamente il paziente, e è sufficiente per gli appuntamenti che riescono a essere soddisfatti subito. E poi c'è l'altra procedura che invece è quella della cancellazione dell'appuntamento, in cui hai un utente che cancella un appuntamento e che scatena tutto un processo che va a contattare gli altri utenti e così via.
Quindi gli eventi che scatenano l'avvio dei processi possono essere il medico che aggiorna le ore, il paziente che vuole chiedere un appuntamento o il paziente che vuole cancellare un appuntamento precedente. Poi questa cancellazione a sua volta è più complicata di quanto non potrebbe essere semplicemente depennare, perché stiamo cercando di ottimizzare le risorse. Quindi io ci vedo questi tre almeno processi. Dopodiché, nel processo della cancellazione possiamo pensare come un processo unico che coinvolge almeno tre parti: il paziente che cancella, il sistema che deve trovare una soluzione e il paziente che viene invitato a riempire quel buco. Poi potremmo decidere se questi tre li mettiamo tutti nello stesso processo, oppure se parliamo di due processi diversi li facciamo comunicare tra questi due processi facendo la richiesta e la risposta in modo, ad esempio, simile a quanto abbiamo fatto con l'esercizio precedente. Però allora partiamo con la versione semplice. Quindi la versione semplice è: facciamo un diagramma delle attività. Qua, diagramma delle attività che chiamiamo medico fornisce disponibilità, disponibilità, possiamo avere un secondo diagramma delle attività in cui abbiamo che il paziente inserisce richiesta, e poi un terzo diagramma dell'attività quando un paziente cancella un appuntamento. Riguarda l'inserimento di una richiesta, avevamo un po' messo da parte una mezza frase che era tra parentesi: un paziente può inserire una richiesta oppure un addetto dello studio contattato telefonicamente dal paziente. Allora, come gestiamo questo addetto allo studio? La prima domanda che dobbiamo farci è: le azioni che fa l'addetto allo studio sono diverse dalle azioni che farebbe il paziente? No. Salvo il fatto che il paziente, quando si identifica, quando entra nel sistema, il sistema già sa chi è, perché lui ha inserito la sua password, quindi conosco chi è il paziente. Mentre invece l'ha detto allo studio, lui sarà, diciamo così, loggato nel sistema con la sua password da addetto, e come prima operazione dovrà scegliere qual è il paziente di cui vuole inserire un appuntamento. Quindi c'è solo questo passaggio iniziale: quando io agisco per me sono già identificato quando sono entrato nel sistema, quando io agisco per un altro prima di tutto devo dire chi è l'altro per quanto di cui agisco, e poi faccio la stessa cosa. Poi per il resto delle azioni si comportano allo stesso modo. Quindi ciò che cambia un pochino è l'inizio, no, di questo processo. Noi possiamo avere descriviamo un processo che è relativo alle azioni fatte dal paziente direttamente da web, e poi ci sarà un processo che è praticamente lo stesso, con un'azione più davanti, anzi la mettiamo nel suo processo con l'azione, in cui diciamo che l'addetto seleziona il paziente e poi da lì in poi si comporta esattamente come il paziente. Possiamo partire da questo, se vogliamo, che è quello più lineare. Quindi il paziente inserisce una richiesta, viene attivato. Il token è un singolo paziente
che inserisce una nuova richiesta di appuntamento. Oppure l'addetto che inserisce una richiesta per conto di un paziente. Alla fine è sempre una nuova richiesta, poi operativamente ci mette le mani sul sistema Tizio, ci mette le mani sul sistema Caio, non importa, fanno la stessa cosa, hanno lo stesso risultato. Io non ho scritto ovviamente l'addetto che inserisce una richiesta perché ce l'ha al telefono, perché sta comunicando telefonicamente, perché non può stare nella specifica del mio sistema il fatto che l'addetto telefono. Telefono o messaggio con WhatsApp, oppure ce l'ha vicino, oppure l'ha incontrato al mercato, se è per un appunto su un pezzo di carta, non lo sappiamo. Quindi se fosse il paziente ad agire, la prima cosa che fa il paziente è inserire la richiesta e indicare delle alternative. Quindi il paziente inserisce richiesta in cui possiamo indicare, se vogliamo evitare di fare tanti blocchi, possiamo dire che in questa richiesta ci sarà sicuramente la specialità e tre ipotesi alternative. E l'urgenza. No, ho scritto solo per evidenziare che le ipotesi le metto, le specifico già in questo blocco, no? Oppure non è il paziente da agire, ma è l'addetto. Allora, in quel caso avremo un'altra azione che dice che l'addetto seleziona il paziente interessato. Allora, come faccio a conciliare questi due modi di iniziare il processo? Non posso fare così, eh? Non posso fare una freccia di qua e una freccia di là. Perché il token deve sapere dove andare. Però il sistema può sapere se come prima opzione fornire questo o come prima opzione fornire questa. Perché può saperlo? Perché il sistema sa chi è l'utente che è collegato. Quindi il sistema può benissimo dire, guarda, se tu, utente collegato, sei un paziente, ti mando direttamente qua. Utente uguale paziente. Cosa ho scritto qua? Utente. Se invece non sei un paziente, ti farò selezionare il paziente interessato, quindi nel caso in cui l'utente uguale addetto. Dopodiché, dopo che l'addetto ha selezionato il paziente interessato, posso tranquillamente tornare qui, adesso per correttezza dovrei mettere un blocco di merge in cui far convergere i due flussi di elaborazione, e da qui puoi continuare in modo unico. Adesso, poi per essere pignoli, questo blocco qua non è più paziente che inserisce richiesta, ma è o paziente o addetto che inserisce una richiesta, dipende da chi è arrivato, chiunque dei due sia. Quindi se ci viene il virus della pignoleria possiamo scrivere paziente barra addetto.
e poi vado avanti. Quindi riesco a far confluire in un unico processo due piccole varianti. Poi se mi servisse, non in questo esercizio direi, a un certo punto più avanti anche dire ma se sei un addetto puoi fare cose leggermente diverse, possiamo sempre puntare su tutto, cioè chiedersi chi è l'utente. Il token sa chi sono io, la sessione di navigazione sa chi si è registrato il sistema, quindi è un'informazione che conosco e posso interrogare, ho tutte le informazioni di processo. Va bene, per ora ci fermiamo qua e lo terminiamo giovedì prossimo.